Ciao ragazzi, bentornati nel mio salotto. Oggi proviamo il Muir Ocean Machine. L'Ocean Machine è una macchina che ho trovato davvero molto interessante, innanzitutto per il prezzo, costa circa 270 euro, a quella cifra vi portate a casa due delay, un riverbero, il looper, tutto completamente indipendente e comandabile via MIDI, insomma tantissima roba. Il timore che avevo all'inizio è che fosse eccessivamente complicato da programmare. Per fortuna quelli della Muir sono stati davvero bravi, perché sono riusciti a rendere molto semplice un pedale che rischiava di diventare complesso invece. Per ottenere questo risultato hanno ragionato nella maniera più semplice possibile, hanno fatto un controllo per ogni pedale che è incluso all'interno del Ocean Machine. In pratica questi sono i controlli del delay A, la tipologia del delay, ce ne sono tante diverse, cambia il suono, e attivazione e disattivazione del delay. Stessa cosa, controlli del delay B, tipologia del delay e attivazione e disattivazione. In ultimo, controlli del riverbero, tipologia del riverbero, attivazione e disattivazione. Quindi si usano come tre pedali separati a tutti gli effetti. I controlli, vabbè, sono i soliti che si trovano un po' su tutti i pedali che potete trovare in giro, escluso il potenziometro shimmer, che aggiunge appunto l'effetto shimmer su qualunque riverbero siamo andati a selezionare. Solitamente lo shimmer è un algoritmo a parte, qua lo possiamo aggiungere invece su tutti quelli già esistenti. Molto comodo, molto creativo, bello. Dato che in totale ci sono una quindicina di delay diversi e 9 riverberi, è impossibile sfruttare al 100% questa macchina senza utilizzare i preset, cioè impostando un suono e richiamandolo all'occorrenza. Si attivano in questa maniera e su ognuno di questi preset c'è un suono differente, con una serie di riverberi e delay incastrati in maniera differente. Preset su, preset giù, tap tempo. Molto comodo anche questo. In alternativa si possono cambiare i preset richiamandoli via MIDI, e addirittura via MIDI si può andare a controllare in maniera continua un singolo parametro, molto utile per esempio per i tastieristi o chi usa Ableton Live. Ok, ora basta parlare, ho parlato troppo, passiamo agli esempi audio. Seguitemi come sempre su tutti i social, trovate il link qua sotto, ormai lo sapete, in descrizione. Ringrazio Backline che mi ha fornito il materiale. Noi ci vediamo al prossimo video. Adesso solo audio, no batteria, no basi, no basso, niente, solo audio della chitarra. Ciao. Thank you.